Buonasera. Stasera vorrei parlare di cassa integrazione, Covid, cioè la possibilità per i datori di lavoro di chiedere l'intervento della cassa integrazione in relazione ai lavoratori sospesi a zero ore o parzialmente per effetto delle conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria. Noi sappiamo che già i decreti della scorsa primavera, in modo particolare il Cura Italia e il Rilancio, avevano già previsto dei periodi di cassa integrazione. Senza fare confusione, voglio segnalare che il decreto di agosto, il 104 del 2020, aveva in qualche modo azzerato i conteggi, prevedendo la possibilità di utilizzare 18 settimane, di cui 9 con una prima tranche e 9 in una seconda tranche, dal 13 di luglio fino al 31 del mese di dicembre. È poi intervenuto il decreto cosiddetto Ristori del ottobre del 2020, che ha consentito la possibilità di aggiungere altre 6 settimane per un totale di 24 settimane da utilizzare tra la metà del novembre e la fine di gennaio 2021. Subito segnalo, tuttavia, che come abbiamo sentito dalle notizie di stampa della televisione, già è stato raggiunto a livello governativo un accordo con le parti sociali in cui è stata anticipata l'emanazione di un nuovo provvedimento che si attende nell'arco dei prossimi giorni, delle prossime ore, all'inizio del mese di novembre, che dovrebbe prorogare la cassa integrazione, quindi la possibilità di utilizzare la cassa integrazione, fino al 21 di marzo del 2021. Attenzione, per utilizzare le 6 settimane in più previste dal decreto Ristori, occorre che l'azienda abbia già interamente utilizzato le 9 più 9 settimane previste dal decreto di agosto. E qui occorre fare subito una precisazione. La domanda di cassa integrazione la fa l'azienda, deve farla l'azienda ed è interesse dell'azienda farla. Ma che succede se il datore di lavoro non fa la domanda o la fa tardivamente? Nel caso in cui il datore di lavoro sospenda comunque i lavoratori, rimane comunque responsabile e quindi dovrà pagare i lavoratori laddove aveva la possibilità di chiedere l'intervento della cassa e per scelta del datore di lavoro non ha presentato la relativa domanda. In questo ha presentato la relativa domanda in maniera tardiva, per cui attenzione, è diritto dei lavoratori chiedere, è diritto dei lavoratori percepire la cassa integrazione, ma è anche onere, dovere del datore di lavoro inoltrare le relative domande. Un'altra domanda che spesso viene fatta è quanto percepisce il lavoratore in cassa integrazione. Il lavoratore sospeso percepisce una indennità di cassa integrazione che, come sappiamo, è pari all'80% della retribuzione. Ma attenzione! Esiste un massimale, per cui comunque, indipendentemente dall'80%, la cassa integrazione nella stragrande maggioranza dei lavoratori è pari sostanzialmente a 1.000 euro, per la precisione 998,18, almeno quest'anno, fino al 2020. Solo nel caso in cui i lavoratori che abbiano una retribuzione superiore ai 2.159 euro mensili, in questo caso la
indennità di cassa è leggermente superiore, sostanzialmente 1200 euro al mese, 1199,72. Il lavoratore che percepisce la cassa in fondo dice: ma beh, più o meno ho portato a casa la mia retribuzione, il mio 80%, il cosiddetto massimale non ha operato. In effetti, attenzione, la cosa non è così semplice, perché nella cassa integrazione dell'integrazione salariale, in effetti, è anche calcolato il rateo, il pezzettino di tredicesima e di quattordicesima, o della tredicesima o della quattordicesima, se è prevista dal contratto collettivo individuale applicato. Il che vuol dire che il calcolo complessivo che viene fatto sulle ore integrate tiene conto di questo ratei, si dice, questo pezzettino di tredicesima e quattordicesima, con l'effetto che in effetti il lavoratore oggettivamente percepisce una retribuzione ridotta rispetto alla retribuzione normale che avrebbe percepito se avesse regolarmente continuato la propria attività lavorativa. Grazie.